Sara Sorresi è l'avvocato difensore dei genitori che hanno sporto denuncia per avere naturalmente lumi di quello che succedeva nell'asilo di San Polo. Ecco, che cosa succedeva di fatto? Che cosa avete potuto appurare? Ma allora sì, io difendo per ora due delle famiglie. Diciamo che per ora io sono stata nominata da poco, quindi non ho potuto verificare puntualmente tutto, tutti gli atti, tutta la documentazione. Diciamo che, come evidenziato anche dal procuratore, ci sono stati determinati episodi che non corrispondono, diciamo, alle norme etiche del nostro vivere quotidiano e diciamo che a quanto pare rappresentano anche elementi che integrano l'ipotesi di reato. Ecco, quello che fa un po' dispiacere è questa spaccatura che è avvenuta tra colpevolisti e innocentisti. Sì, diciamo che io legalmente parlando di questo non posso dire niente. Umanamente mi dispiace molto. Mi dispiace molto perché io ritengo che se le famiglie si sono sentite di fare questa querela, comunque dei motivi penso li abbiano avuti. Se poi un procuratore ha pensato di procedere all'arresto e un giudice di concedere questa misura cautelare, presumo che ci saranno stati degli elementi che effettivamente, presumibilmente, integreranno il reato. Ecco, c'è stata questa riunione degli innocentisti e i tuoi assistiti sono stati allontanati, diciamo, in malo modo. Io qua non c'ero, quindi questo mi è stato riferito, però di più non posso dire perché non ero proprio presente. Come andrà a finire? Andrà a finire, noi ci fidiamo assolutamente della legge, della procura, dei magistrati, quindi io sono sicura che finirà come deve finire, nel senso che se ci sono stati effettivamente dei maltrattamenti, queste persone dovranno rispondere di quello che hanno fatto. Grazie.